Adesso ci facciamo una bella biciclettata da Paderno a Trezzo, sono le 7:30 di mattina, è l'unico orario in cui non si soffre il caldo e poi ci proveremo la nuova versione del firmware DJI RC0101-0300. Pronto Marco? Pronto per partire. Bene, direzione Trezzo. Ecco Marco che ha messo direttamente l'antenna parabolica per prendere le trasmissioni dallo spazio. Esatto. Insta One X2. Guardate Marco, davvero con l'antenna, incredibile. Ecco la mia attrezzatura, quella di Marco che c'ha di tutto e di più, compresa la nuova Sony Alpha 6500, l'attrezzatura di Francesco. Mini 3 Pro e Autel, questo è l'8K, vero Francesco? Yes. Ma lo usi ancora? Poco, se qualcuno lo vuole, Bene, contatti. quindi questo qua è in vendita. Ecco il Mavic 3 di Luca con la bellissima valigetta. Chiudo Questo non lo vitrina. vendi però. No, Ecco, bene. assolutamente. Filtro corretto ND32. Quando io filmo superfici riflettenti come l'acqua, preferisco sempre mettere PL, che toglie i riflessi che a me personalmente non piacciono. Volo fatto, oggi fa molto caldo, il drone è caldino, andiamo a riaccendere un attimo l'RC per vedere la temperatura delle celle. Informazioni sulla batteria, 48
1,9 gradi. Andiamo a spegnere il nostro Mini 3. I miei compagni di volo stanno ancora volando. Come vedete oggi, filtro della Freewell fantastico polarizzato ND32, era il filtro corretto per fare riprese cinematografiche rispettando la regola dei 180 gradi. La nuova versione del firmware non mi ha dato nessun problema, in realtà a me non l'ha dato neanche la precedente, me l'aveva dato quella ancora precedente con il Mavic 3, però una sorta di freezing, di blocco della schermata, ed era un po' pericolosino. Comunque tutto bene, nessun problema. Quindi il mio feedback è questo, ragazzi, io vi saluto, spero che questo video vi sia stato utile. Mi raccomando, iscrivetevi qui sul canale, seguitemi sui social, noi ci vediamo nel prossimo video.